calo dei contagi di questi giorni fa ben sperare, ma vanno attese ulteriori conferme. E il fenomeno va analizzato bene per evitare di fare errate valutazioni con quest'estate. È un calo dovuto alle misure oppure la curva fisiologicamente sta scendendo seguendo una stagionalità simile a quella dell'influenza? Resta alto il numero di morti, ma è ovvio che si riferiscono ad infezioni iniziate 7-10 giorni fa. Anche i ricoveri purtroppo restano alti e questi sono ascrivibili a periodi addietro. Ovviamente bisogna anche andare a vedere quanto la scuola ha influito su tutto questo, anche perché ovviamente il virus ha un'affinità proprio per le fasce adolescenziali. Sul fronte vaccino arriveranno milioni di vaccini Pfizer per tutta l'Italia, per carità, daranno una boccata di ossigeno e serviranno più per mantenere l'attuale situazione che per dare uno sprint alla campagna ormai a ritmi troppo lenti. Tutto questo per equipararlo ovviamente a nostra campagna, a realtà estere che sono ben più avanti. Il problema è arrivare prima dell'estate a coprire almeno il 70% della popolazione e nei mesi successivi i restanti, calcolando che ad ottobre sicuramente entreranno in gioco altre varianti ben più consistenti di quelle attuali. Varianti che non debbono essere per forza più cattive, ma magari si riveleranno più buone per adattamento facendo derubricare la virulenza del virus, come accadde con la spagnola dei primi del Novecento, oppure restare su questi livelli e generare un'altra ondata ad ottobre e novembre. Intanto ad Anagni la Guardia di Finanza scopre 29 milioni di dosi di AstraZeneca, di cui l'Europa non ne aveva cogenza, dosi destinate in parte al progetto COVAX in Belgio, mentre le forniture europee sono in grave deficit. E vedremo tutto questo stasera alla nostra sanità. Sigla. Eccoci, allora buonasera a tutti quanti, benvenuti. Ottava puntata della nostra sanità, 24 marzo 2021. Come sempre, insieme qui negli studi dell'EUR, della Fincasso TV. Buonasera, dottor Sabatini, benvenuto. Buonasera, dottor Piro, buonasera a tutti. Stavo pensando, ma 29 milioni di dosi di vaccino dove l'hanno nascoste? Nelle scatole delle bambole Barbie, Certo, in effetti. dentro alle barrette di cioccolato. Beh, in effetti è difficile trovare un posto per 29 milioni di vaccini, però fatto sta che l'avevano messi, ha detto, loro dicono che non erano occultati, però erano posti E non è la all'interno prima degli volta, perché stabilimenti. qualche giorno fa a Civitavecchia avevano trovato un altro lotto nascosto. 250.000 la volta scorsa, hanno trovato adesso questi qui, però sono una marea, sono 29 29 milioni. milioni, sono tantissimi vaccini. Vedremo cosa si farà, perché questi qui pare che alla fine sono destinati ad essere sequestrati perché non erano a conoscenza l'Europa di questi vaccini e poi oltretutto mi pare, a quanto mi pare, se noi esportiamo un certo numero di vaccini devono assicurarcene alcuni noi che siamo paese produttore. Dottor Buono, buonasera. Buonasera, dottor Pirro, buonasera a tutti. Certo, 29 milioni fa pensare, noi abbiamo sentito poco fa il dottor Pirro che parlava di 1 milione di vaccini Pfizer per tutta Italia e viene considerato giustamente come un elemento di attenuazione o quantomeno di mantenimento dei livelli attuali dei ritmi vaccinali. Certo, pensare a 29 milioni fa una certa impressione, non so quale potrà essere il destino, se sequestro o meno, se ci siano gli estremi per poterlo fare, però indubbiamente è un discorso impressionante. Sul fatto di occultarli, considerato tutto e considerate le dimensioni ridotte, credo che non sia stato,
molto difficile E però che farlo. sono curioso, ho scoperto un Però qualcosa, che in Italia i vaccini dell'AstraZeneca vengono infialati, cioè il vaccino viene prodotto altrove, negli Stati Uniti, in Inghilterra, adesso non so dove, però poi viene portato in Italia dove viene immesso nelle fiale, poi viene impacchettato e poi riviene distribuito in tutto il mondo. Quindi questi pare che siano una scorta e dovrebbe andare in tutto il mondo, ma c'è una regola però. Leggevo anche, spero di aver letto bene, che dice che se io esporto 1 milione di vaccini di una marca, dovrei averne in cambio altrettanti di un'altra marca. E noi pare che siamo l'unica nazione produttrice, come diceva lei, dottor Pirro, o comunque assemblatrice di vaccini, che li abbiamo solo esportati, ma non ce l'hanno dato nessuno in cambio. E quindi probabilmente per questo ci troviamo un po' in difetto. 29 milioni di dosi di AstraZeneca, una di queste dosi sicuramente è quella che è riservata al dottor Mauro Misendio da Milano, il nostro occhio del Nord Italia. Buonasera e benvenuto. Buonasera, È una di queste dosi sarà la sua, mi sa. ma probabilmente era la mia. Comunque erano destinate in Belgio, i cittadini belgi sentivo che sono 10 milioni, quindi si facevano prima dose, richiamo e controrichiamo, perché 29 milioni sono parenti di 30. Non sento più, non sentiamo più. No, devi mettere l'audio. Adesso sentiamo, aspetta. Pronto? Pronto? Mi Sì, adesso sì, sentite? abbiamo perso gli ultimi No, 10 abbiamo perso secondi. un secondo l'audio. Prego, prego. Diciamo che una parte era destinata al Belgio e una parte ad altri paesi più poveri, però è una versione del produttore che deve essere riscontrata. È difficile che fossero tutti per il Belgio, dicevo, perché sono 10 milioni i belgi, si fanno la prima dose, il richiamo e il controrichiamo. Non è, quindi era ripartita tra Belgio e altri paesi. Questa è la versione della controparte dell'azienda. Eh beh, oddio, sarebbero ripartiti, sarebbero ritornati, però alla fine in tutto questo gioco si sarebbero vaporizzati, insomma, quindi non è che poi, qui sembra di giocare, di stare a vedere i giochi di prestigio, sarebbero Sarebbe, forse andati, sono sarebbero state tornati, poi evase, sono state ritornavano, forse. evase. Ora si dice che una Cioè, le cosa dosi è evase è evasa. un pochino un problema, cioè, è un termine un po' strano, non so come dire, Ci sono torneremo. evasi. Beh sì, perché evaso in italiano significa distribuite, ma significa pure volatilizzate. Quindi molto probabilmente questo evaso è da intendersi nella seconda accezione del termine e non in quella più consueta. Abbiamo Sì, vabbè, bisogna poi vedere dei che problemi problemi. No, vabbè, tecnici. No, no, no. spieghiamo al dottor Miserendino che è evaso, un termine che nel nostro sistema di richieste su piattaforma regionale sul Lazio viene apposto dalla farmacia aziendale quando la richiesta che ha fatto un medico si intende dal punto di vista decisionale soddisfatta. E allora loro appongono questo codice evasa. Chiaramente evaso non è sinonimo di consegnato, però è immediatamente precedente. Qualche volta è capitato che dei colleghi si siano presentati, quindi al punto di ritiro, presentando questa attestazione di evasione, magari anche avendo fatto lo screenshot, e poi la fiala non è stata consegnata, si è persa, per cui di qui l'equivoco di evaso che giustamente i colleghi hanno detto, vabbè, sarà scappata. Lì è scritto che avete fatto, a me non è arrivata e quindi ecco, questo termine si è rivelato un po' Però ambivalente, ecco stiamo perché. giocando un po' a una partita a dama, a rapino, perché per cercare di dare le priorità, ognuno dà la sua priorità, ogni regione dà la sua priorità, sua priorità, esce fuori ogni tanto qualche categoria che poi si deve mescolare con quell'altra, perché poi è diventato un sistema che è molto complicato, perché ovviamente ogni regione fa un po' come crede sulle priorità. È una coperta corta che dipende da chi la tira e la tira sicuramente dalla parte sua. All'inizio è stata tirata per gli AstraZeneca al di sotto dei 55 anni, adesso per gli AstraZeneca va dai 70 ai 79, quindi ognuno la tira a seconda di quello che gli conviene. Quello che è strano però è che alla fine, mentre le autorità competenti sbandierano e strombazzano che il Lazio, specialmente la regione nella quale noi viviamo e lavoriamo, è piena di dosi sufficienti di vaccini. Le
Di fatto queste dosi pare che arrivino soltanto negli hub, diciamo nei centri di distribuzione grossi, mentre perifericamente non vanno. E poi anche perifericamente alcuni distretti hanno solo l'uno tipo di vaccino, altri distretti hanno un altro tipo di vaccino. E quindi questo crea delle grosse difficoltà ai medici vaccinatori di doversi organizzare, ricordando sempre che quando si apre una fiala del vaccino Pfizer c'è bisogno, va somministrata a tutti i sei candidati entro 6 ore, e quella del vaccino AstraZeneca poco di più. Quindi diciamo che da una parte si strombazzano quantità di vaccini sufficienti, dall'altra in periferia questa sufficienza non c'è. Quindi adesso non so se vada incolpato il sistema che nasconde un certo numero di fiale con la scusa che la produzione è rallentata. Dall'altra probabilmente io voglio fare un piccolo retropensiero. Quando abbiamo fatto la centrale d'acquisto europea probabilmente abbiamo tentato di giocare a ribasso, mentre invece da qualche parte probabilmente c'è un aspetto di tipo commerciale che privilegia contratti più onerosi e più vantaggiosi. Vedasi Israele. Israele che pagando le fiale 2 o 3 volte tanto, nei 2 giorni ce l'aveva distribuite, stoccate e immagazzinate. È vero che gli israeliani abbiamo detto sono 8 milioni, però insomma se noi facciamo Poi, l'Italia come tante Lombardie potremmo utilizzare lo stesso sistema, ecco, invece non ci hanno consentito di farlo. poi su questo io ho un'idea mia personale, su questa questione qui, ma poi l'andremo a vedere. Intanto andiamo a vedere un pochettino i contagi. Secondo voi salgono e scendono? Hanno avuto una leve flessioncina. Si sono un po' stazionati oggi con un leggero rialzo, però sempre alti i decessi. Andiamo a vedere un attimo, perché qui effettivamente, non so se mi sentino, la vede da Milano, penso di sì, perché la vedo io da qua con che sono ciecato, probabilmente lui la vede molto meglio da questo punto di vista. Allora, un commento su questo. Oggi 21.267, va bene, positività di casi, no? Ieri 18.000, però diciamo che sì, vabbè, siamo andati adesso a 21, però per 3 giorni siamo rimasti bassi, nonostante ieri 18.000, nonostante i tamponi fossero più o meno uguali Io in genere lo alla facevo settimana anche scorsa. l'anno Forse, no? scorso, io facevo Flessione? il raffronto tra il numero dei contagiati e il numero dei guariti. Fintanto che il numero dei guariti è come adesso inferiore al numero dei contagiati, la curva indubbiamente è una curva che svantaggiosa. Mi pare di ricordare che quando il numero dei guariti ha superato e ha cominciato a superare largamente il numero dei contagiati, le situazioni hanno cominciato ad andare meglio, credo. Potrebbe essere un'altra chiave di lettura. Secondo voi sta scendendo o sta salendo? Ma io ho un po' di perplessità per i comportamenti che vedo. Noi siamo ormai da più di una settimana in zona rossa e posso tranquillamente dire che non me ne sto accorgendo. Cioè, sul piano della tangibilità, la differenza con la fascia precedente cui appartenevamo, che era la fascia gialla, al di là della chiusura dei barbieri e dei parrucchieri, io continuo a vedere tanta gente, sì, d'accordo, i bar sono chiusi, i ristoranti sono chiusi, però nelle zone adiacenti ad alcuni bar, io ho visto tranquillamente l'altro giorno, mentre andavo a fare una visita, che c'era un vero e proprio assembramento a non più di 10 metri dall'uscita del bar, con tanto di vassoietto, caffè e pastarelline, di persone sedute sulla basamento di un grosso albero invasato, che stavano tranquillamente una vicino all'altra, Senza senza mascherina. mascherina, facendo la loro allegra colazione, prendendo un po' di sole primaverile, chiacchierando. Saranno state non meno di 10 persone sul basamento Per cui mi di questo chiedo albero. che senso ha chiudere la consumazione all'interno del bar, consentendo poi invece la consumazione al di fuori del bar, dove apparentemente all'aria aperta, ma comunque tutti attaccati, voglio dire, non riducono le possibilità di Sì, contagio, mi sembra, no? credo ci stiamo avviando un po' a una sorta, una via di mezzo tra un ottimismo e una speranza che il famoso caldo possa nuovamente indebolire il virus. Non vorrei arrivare come l'anno scorso ad un'estate coltana libera tutti, che poi si Però se riveli noi solo il prodromo di vaccinassimo un pessimo realmente tutti, inverno. ci sarebbe comunque prima o poi la possibilità di ricominciare una vita più o meno normale. È chiaro che mettendosi dalla parte dei cittadini, e parlo anche delle fasce più povere, di quelli che non hanno il terrazzo, di quelli che non hanno il giardino,
di quelli che abitano in parecchi nella stessa abitazione, di quelli che fanno smart working perché o stanno in cassa integrazione e quindi sono costretti a stare tutti quanti in casa, non vedono l'ora di poter approfittare di qualche momento di uscita per sgranchirsi le gambe e cercare di ricordare quella che era una vita normale. Quindi bisognerebbe anche pensare, a mio parere, a queste fasce, che sono poi la colonna dorsale portante della nostra nazione. Sì, effettivamente è un problema anche sociale, però questa situazione di adesso è una situazione perché è stato fatto tutto male prima, perché il Tana Libera Tutti della scorsa estate ci ha portato la seconda ondata, che magari se non ci fosse stata quella seconda ondata, noi avremmo avuto, per carità, la Ma è arrivata terza, un po' in tutto il meno, mondo la seconda sì, però la ondata. seconda ondata è venuta in tutto il mondo perché c'è stato il periodo che dicevamo che tutto era finito perché c'erano 70 casi. Però io vedo una piccola, secondo me, flessioncina stagionale. Serendino, flessione stagionale oppure incomincia a dare effetto le misure? La vedo che non è proprio in orrida salita, ecco. Non è in orrida salita, ma purtroppo non è neanche in orrida discesa, cioè sono dati leggermente peggiori di quelli di ieri, almeno per quanto riguarda la Lombardia, ma penso per tutta Italia. E purtroppo, ma appena appena peggiori, significa che ci siamo assestati, anche perché quelli di ieri sono dati di lunedì, quelli di oggi sono di martedì. Bisogna anche vedere i trend, più o meno quando potrebbe essere stata contagiata, più o meno quanto incide il lunedì rispetto a dei sintomi lievi e quanto invece, cioè ci sono tantissime determinanti e fanno oscillare fra il 5,2 e il 5,8 il numero dei positivi sui tamponi. Ora, il problema è invece, secondo me, ancora una volta lancio questa triste realtà, quello che io penso una triste realtà sono le morti. Perché a queste morti, io parlando con vostri colleghi, continuano a dirmi sì, non vengono conteggiati degli anziani che si ammalano improvvisamente, febbre alta, e non c'è neanche il tempo di tamponare, eccetera, muoiono nel giro di poche ore con dei sintomi respiratori molto vaghi, eccetera, ma potrebbero avere il Covid. Però c'è comunque leggermente, leggerissimamente sottostimate anche le morti, e siccome sono più alte del resto d'Europa, la mia domanda è: i nostri anziani sono in condizioni così peggiori rispetto agli anziani degli altri paesi europei? Oppure c'è un problema di risposta nelle cure domiciliari o nelle cure ospedaliere? Nelle cure? Questi sono dei quesiti che mi pongo da paziente. Probabilmente non ci sarà che magari nelle altre nazioni hanno già raggiunto un livello di vaccinazione più alto negli anziani, adesso noi siamo ancora a livelli primordiali, dovrebbe essere Beh, no, quello però gli che anziani da hanno. noi sono quelli, comunque tra tutte le fasce della popolazione, sono quelli che hanno avuto comunque già in gran parte una piccola, la prima dose. Rispetto ai giovani sicuramente sì. Non so in Lombardia come funziona. Ma in Lombardia siamo abbastanza indietro con gli anziani, pensavamo di essere più indietro di tutti noi che guardiamo il TG regionale, però invece sentendo in giro ho saputo che anche regioni che sembravano passarsela bene come Toscana e Calabria hanno delle percentuali che sugli over 80 non sono del tutto soddisfacenti. Il problema è tanto, però tanto ci hanno pensato che hanno coinvolto i medici di famiglia con Pfizer e noi no, non ancora. Noi viviamo una strana situazione. I francesi la chiamavano la strana guerra. Il medico di famiglia lombardo aspetta di capire che cosa deve fare. Una situazione simile succede in Sicilia, cioè noi non viviamo soltanto nella medicina generale la stasi dell'AstraZeneca per alcuni giorni. In realtà ancora dobbiamo capire quanto è il compito della medicina generale mettere i nominativi dei pazienti nella piattaforma regionale e quanto poi entrerà
in scena. E difatti è questo che parleremo subito dopo, perché ovviamente abbiamo preparato alcune cose, siamo andati a vedere, perché Lazio è molto avanti rispetto a questo, rispetto al coinvolgimento dei medici di medicina generale. Adesso so che anche il Veneto è entrato nei prossimi giorni cominceranno ad essere coinvolti, nella Lombardia sono un po' ancora indietro, però intanto vediamo un po' come l'organizzazione risponde in un certo modo. Poi abbiamo un altro grafico tra i guariti e i positivi, che andiamo a vedere un attimo com'è il trend di questi giorni. Eccolo qui. Allora noi abbiamo, quello verde sono i guariti, i deceduti purtroppo è la striscia scura, mentre i casi totali sono i rossi e gli attualmente positivi sono i rosa. Quindi attualmente positivi vediamo che è una curva che è salita a gennaio, no? E continua per carità a splafonare, non scende, plafona, 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 ha fatto un piccolo discesa e poi risalita, però rimane sempre costante, diamine. Non fa picco. Sì, è vero, è un andamento così strano, interlocutorio, direi. Non accenna a imboccare la strada che tutti quanti noi ci aspetteremmo. L'unico dato positivo è che non abbiamo avuto praticamente influenze. No, di fatto, evidentemente l'uso delle mascherine è in qualche modo ha funzionato, perché di influenza quest'anno non se n'è assolutamente parlato. Quindi un qualche risultato sicuramente l'abbiamo Tra ottenuto. vaccinazione e mascherine probabilmente si è ottenuto qualcosa, Bisogna capire però se la oggi che mascherina è sufficiente con le varianti che stanno andando in circolazione. sì, perché probabilmente è stato quello, però da valutare questo plafond molto molto lungo, non è un picco. Mi ricordo la volta scorsa aveva fatto questo picco, Sì. poi è cominciato a scendere gradatamente anche se... Questo invece si è stazionato così e continua ad andare avanti così. Non so, Ora io speravo sono che adesso luci e fosse. ombre perché può significare tante cose. Può significare l'endemizzazione della patologia, è un progressivo adattamento, però un adattamento progressivo che è una delle possibili vie d'uscita, uno dei possibili scenari di questa situazione. Bisogna anche vedere quanto ci costa poi in termini di vittime. Io non lo vedrei male se vedessi un calo delle vittime, e allora potrei dire va bene, probabilmente questo auspicato meccanismo di compatibilizzazione tra aggressore e ospite si è stabilizzato, però vedere tutti questi morti mi fa capire che le percentuali invece di aggravamento, quindi di letalità della patologia, hanno ancora un rilievo importante, per cui sotto questo profilo non è un dato positivo a mio livello, a mio giudizio. Se vedessi un bel calo dei decessi, potremmo dire che probabilmente ci stiamo prendendo reciprocamente le misure con il virus e con il progredire della scienza, e si spera un adattamento sempre migliore della distribuzione, che è molto importante, e anche dei tipi di vaccini, un viraggio progressivo verso in monosomministrazione, se i dati scientifici ce lo confermano, potrebbe portarci al rientro sul medio termine dell'emergenza. Ma questi decessi Comunque purtroppo 9 continuano a giorni di zona esserci. rossa non mi sembra a questo punto che abbiano portato alcun tipo di vantaggio per ora. Non so se c'è da aspettare ancora un'altra settimana, però come provvedimento. Beh, dice che l'indice RT si è abbassato qui nel Lazio, da noi è passato da 1 a 2, però siamo sempre a lavorare sulla nana caprina, non è che diciamo, vabbè, ah, che bello, c'è stato questo meraviglioso calo, adesso possiamo stare tranquilli, no, lavoriamo sui centesimi, se c'è un centesimo di più sei rosso, se c'è un centesimo di meno sei arancione, Però io dico, in però... 9 giorni non ho visto un cambio di No, tendenza. rispetto all'altro anno, no, però ricordiamoci che l'altro anno abbiamo avuto il lockdown, e quello ha dato una bella botta. Ma questa è zona Qui rossa, sì, è zona dovrebbe. rossa, ma per quello che ci siamo detti prima, proprio di lockdown non ha assolutamente nulla, è una zona rossa molto all'acqua di rose. Qualche negozio più chiuso, Sì. i ristoranti chiusi, non possono fare la pranzo e Non cose è del genere. equiparabile al lockdown, se vi ricordate quelle bruttissime immagini, no? Quella sviolinata sulle
su quell'ospedale, piazze di città d'arte completamente deserte, traffico ridotto a zero, non mi pare. Io qui vedo traffico, vedo, sì, è un pochino più scorrevole, ma tante macchine. Allora dobbiamo macchine. Sperare solo nelle vaccinazioni, dottor sì, Bo. Sì, sì. No, io torniamo sempre lì. Io spero in un'altra cosa, poi vediamo se... io non è che spero, io sono convinto che assolutamente noi non lo vinceremo questo virus, noi riusciremo a vincerlo e nemmeno i vaccini riusciranno a vincerlo perché lui riuscirà a shiftare. Secondo me è lui che ci lascerà stare in pace prima o poi, come è successo con, l'ho detto, come è successo con la spagnola, no? Perché a un certo punto è durato un certo periodo, poi si è derubricato un raffreddore semplice, dice guarda, io ci adattiamo, non rompiamo le scale, giungiamo a una cosa, ad un compromesso, perché a questo punto io non vedo che se la campagna vaccinale sta in ritardo, questo voglio chiedere a Mauro Serendino, se la campagna vaccinale sta in ritardo, noi arriviamo nel momento che ci stanno altre varianti, arrivano le altre varianti, noi dobbiamo cambiare tutto, già l'elefante ci abbiamo avuto un sacco di tempo per metterlo in moto, poi alla fine arriviamo a dover ricominciare tutto da capo. Secondo me, non vorrei dirlo, ma secondo me è lui che ci lascerà stare in pace, penso, questi prossimi anni. Purtroppo non è prevedibile questa cosa. E purtroppo è un po' il paradosso, no? Se io faccio il passo che fa la tartaruga, in quel momento la tartaruga però ne fa un altro più avanti. Se io continuo a vaccinare con un ritmo molto lento, è chiaro che anche il più dolce dei virus mi sviluppa una variante che poi è imprevedibile. E io invece continuavo a dirmi, ma gli anziani sono vaccinati veramente oppure no? Perché se continuano i morti significa che fino a 7 giorni fa le vaccinazioni erano comunque molto molto lontani da una parvenza di avvicinamento a una parvenza di immunità. Quindi perché? Perché il grosso delle vittime restano gli anziani. Facendo questo ragionamento mi dico però anche, attenzione, potremmo essere vicini a una via d'uscita, perché se sono sempre gli anziani, cioè sono tanti morti, continuano ad essere tanti purtroppo gli anziani che se la prendono, comunque quelli che vanno da una certa età in su, e siccome viene presa all'esterno e chi è all'esterno è il lavoratore da una certa età in giù, poi si sparge nelle famiglie. Allora quello che uno dovrebbe pensare è che i focolai prima sono all'esterno, poi sono all'interno delle case, purtroppo, però la parte del focolaio all'interno delle case, poi alla fine, una volta estinta questa, dovrebbe finalmente essere scavallato il picco. Questa è purtroppo una tristissima speranza, insomma. Vediamo che cosa succederà, anche, non è che dobbiamo aspettare tanto, già nei prossimi giorni comincia a vedersi, perché io sono anche convinto che un picco lo deve fare in maniera fisiologica prima o poi, anche stagionale lo deve fare, insomma. Però lo scorso anno abbiamo avuto un grosso lockdown che ha dato. Io anche per rispondere un attimo all'osservazione interessante che ha fatto Mauro, ieri e oggi ho cercato di fare prenotazioni per una fiala di AstraZeneca da dedicare ai 70-79 anni che farò domani mattina. Diciamo che per avere 11 papabili ho dovuto fare almeno 60-70 telefonate e non è che mi sia stato risposto, non mi voglio vaccinare, mi è stato risposto sono già in prenotazione. Quindi la speranza era, per rispondere a Mauro, è che forse gli anziani piano piano, ma questo gap lo stanno completando. Non so se succede così anche in Lombardia, Mauro. Guardi, io insomma non ho notizie particolarmente rassicuranti. Gli anziani sono tanti e sicuramente c'è stato un ottimo lavoro a livello di residenze, però a livello di popolazione purtroppo continuano, se io vado a vedere i necrologi nei paesi della cremasca, continuano a morire come le mosche e ad ammalarsi. Questi non sono stati vaccinati. Poi ci sono chiaramente quelli che dicono io ho 100 anni, non mi chiama nessuno. Il problema è che bisogna loggarsi alla piattaforma, il problema è che c'è il medico di famiglia che ha un determinato tipo di organizzazione, lo fa. Un altro tipo di situazione invece di catena di comando in altra ASL non permette
la stessa efficienza. E queste sono situazioni che da una ASL all'altra variano in maniera proprio repentina. Ci sono delle ASL come la Pavia Nord dove i medici di famiglia vaccinano con Pfizer e quindi esattamente non c'è nulla di differente dalla Toscana. Ci sono delle altre zone, Valpadana, insomma, la bassa, che va bene così. Ci sono invece, salendo verso Milano, eccetera, situazioni completamente diverse, come se fosse un'altra regione. Questo è un paese con 10 milioni di abitanti. Dateci a noi i 20 milioni di AstraZeneca, quanti? Invece di darle ai belgi. Giusto, ma io l'ho detto che uno di quei 20 milioni, 29 milioni, è quello del dottor Miserendino di Milano, quindi non credo che sia... Penso che uno di quelli sia il suo, Comunque 29 milioni, diversi centinaia di metri cubi devono essere, non credo che una scatoletta... Ma no, e voi aspettate, perché io per portarlo sono fialettine piccole piccole così, non è che sono gigantesche, 100 fialette... 29 milioni. 29 milioni effettivamente, cioè, io stavo cercando anche qualche... Anche sotto braccio. Un dato che avevo avuto l'altra volta... che avevo elaborato l'altra volta per quanto riguarda il numero delle persone che sono state vaccinate. Io parlo della regione Lazio perché è quella che sta un po' più avanti, ma non mi sentirò perché ce l'ho qua, ma poi il dato è estrapolabile pure a livello nazionale. Calcolate che per fare da 70 a 150 mila anni, cioè nel senso da 70 fino all'ultimo centenario praticamente, nella nostra regione dovrebbero fare 1.900.000 vaccini. Ora, sono 1.900.000 non perché gli anziani sono 1.900.000, sono la metà, no? Però vengono vaccinati con Pfizer e quindi bisogna raddoppiarli per due. Io parlo dei buchi singoli. Attualmente di buchi singoli, no? Quei vaccini, ne hanno fatti 367.652. Poi, dopo... si dovrà passare ovviamente da 70 in giù perché quelli vanno fatti lo stesso, no? Mentre qui parliamo di 1.900.000, lì parliamo di arrivare ovviamente fino a 18 anni, no? Lì dovremmo arrivare a 3.950.000 cittadini laziali che hanno diritto a questo vaccino. Ma non sono 3.900.000, sono 7.950.000 dosi perché ovviamente le devi raddoppiare. Potremmo levarne 900.000 perché ovviamente magari arriva Johnson & Johnson, non è che ci sommerge, però i numeri sono questi, giugno 2022, quindi i numeri sono questi, cioè, quindi gli anziani che mi stavi dicendo, per carità, hanno incominciato a farli, ma non è che l'hanno fatti tutti, quindi la flessione noi ce l'abbiamo avuta dove? Negli operatori sanitari, che flessare, perché quelli l'hanno fatti tutti praticamente, sì. Capito? 30% gli operatori. È stato un praticamente... c'è stato un crollo delle infezioni tra gli operatori sanitari, un grossissimo crollo, non mi ricordo l'entità, però effettivamente... Lo vediamo dopo, perché abbiamo preparato il grafico, io l'ho introdotto... Ecco, mentre, per quanto un'unica cosa dico, ho sentito oggi, però lo vorrei riscontrare meglio, che AstraZeneca, su cui confidiamo veramente tanto per la campagna italiana, finora avrebbe consegnato il 20% delle dosi che ci aspettavamo. Ma fondamentalmente la campagna vaccinale soffre molto per questo. Io non faccio la pubblicità agli altri, ma degli altri i quantitativi somigliano, anche se non sono esattamente quelli, a quelli che dovevano essere. Invece l'AstraZeneca c'è una vera e propria falla e sono proprio quelli che vanno a tutti, perché prima dovevano andare agli under 65, poi adesso vanno agli over 65, anzi prima agli under 55, cioè è quello il nostro vaccino base. Allora è per questo infatti, è quello su cui abbiamo confidato, è per questo un pochettino ci siamo spiazzati. Allora, intanto facciamo uno stop, poi andiamo a vedere come è organizzata la campagna vaccinale in Italia, nelle varie regioni, vediamo se riusciamo a capire più o meno come sono, a che livello stanno, anche perché io ho letto un articolo del Dr. 33 su questa cosa qua, che c'era, che diceva in varie regioni come era strutturata, e poi andiamo a vedere pure cosa
ne pensano ovviamente i medici che attualmente stanno facendo questa campagna, non i centri vaccinali, i medici di famiglia, eccetera. Intanto abbiamo lo stop e poi rientriamo in studio con noi. Come tutti gli anni, aspetteremo l'arrivo della primavera. Da una finestra che è rimasta chiusa troppo a lungo. Da una stanza diventata troppo stretta. Da un cortile muto. Come tutti gli anni, sarà la primula, il primo fiore a svegliarsi. Ma questa volta la sua rinascita è anche la nostra. Viene a dirci che il momento è arrivato di abbandonare l'incertezza e schiudere i nostri colori alla luce del sole, che ci vedrà ancora una volta insieme, come primule che hanno sfidato il gelo. L'Italia rinasce con un fiore. Rinunce? Allora, io ho una stima, non ho fatto delle valutazioni di dati perché voi sapete che siamo ripartiti ieri pomeriggio dalle 15. C'è stata qualche regione che ha avuto il 20%, qualche altra il 10%, alcune regioni come il Lazio che non hanno avuto alcuna rinuncia, diciamo, in termini percentuali, per cui questo mi conforta molto, e sono sicuro che i cittadini hanno ben capito che cosa debbono fare, di questo ne sono sicuro. Lo spiego meglio, mi spiace che magari non sia stato molto chiaro. Sostanzialmente l'ho anche scritto in un'ordinanza, non si devono sprecare dosi, dopodiché le regioni hanno overbooking, fanno delle liste, chiaramente si va per priorità secondo il piano strategico del Ministero della Salute, per cui è ovvio che la dose che rimane va all'over 80 o all'over 70 a seconda di chi si sta vaccinando e poi alla fine, se non c'è alcuno in lista, piuttosto che buttare via la dose, il mio pensiero, e l'ho anche scritto, quindi quello che bisogna fare è vaccinare un volontario che magari in quel momento è lì, dice guardate non c'è nessun altro, non c'è nessuno in lista, ma non era sicuramente legato a parenti, amici o nepotismi vari. L'obiettivo lo dobbiamo raggiungere dalla terza settimana di aprile, questo è il piano. E nonostante la battuta di arresto dei 4 giorni di AstraZeneca, sono con la struttura e anche in collaborazione con la Protezione Civile fermamente determinata a raggiungere questo obiettivo, perché questo obiettivo è legato poi al raggiungimento dell'obiettivo finale, che è l'end state, avere tutti gli italiani vaccinati, quelli previsti, l'80% per fine settembre. Allora, che abbiamo visto il figliolo, che è il nuovo commissario per il Covid, commissario straordinario, che ha detto alcune cose. Allora, secondo voi come sta andando a livello nazionale, a livello locale, poi lo vediamo. Ma io ho dei dubbi sul raggiungimento del target. Vabbè, che diceva, quello lo diamo di default, insomma. Lo auspico certamente, mi farà molto piacere, ma non mi sembra che al momento siamo su quella strada. Vorrei ribadire una cosa, un lato molto importante di quando si fanno queste campagne è la chiarezza dei messaggi. Ora io capisco che una situazione in evoluzione non può darsi delle regole a ottobre e mantenere le stesse identiche regole per un anno, perché possono cambiare gli scenari, perché c'è un osservatorio epidemiologico che comunque vede quello che succede e verifica anche gli scostamenti tra quelli che erano le previsioni e quelli che poi sono i risultati concreti. Però lasciatemi anche dire, io è ovvio che parlo sulla base di quella che era la mia realtà locale, che vedere e comunicati continuamente in aggiornamento, che delle volte significa anche sconvolgimento di criteri precedentemente fissati, nel momento in cui si parla alla gente e si parla a persone che non hanno necessariamente nozioni di statistica, nozioni di epidemiologia e nozioni mediche in senso generale, i messaggi dovrebbero essere magari più semplici, più chiari, cioè il chi fa che cosa e quando. Io capisco perfettamente che non si può stabilire a ottobre e tenerlo fermo per un anno, però qui arriviamo che addirittura le cose cambiano in 2-3 giorni, i messaggi diventano contraddittori. Questo crea caos
E quindi sentivo dire che eravamo alla vigilia di un ennesimo riassestamento che dovesse tener presente soltanto le classi anagrafiche. Mi ha lasciato un attimo nello sconcerto, perché io sono rimasto forse a due o tre puntate precedenti fa, anche perché sa, succede anche questo, che la gente lavora, quindi i medici fanno i medici per quanto riguarda certamente questa emergenza, ma anche per quanto riguarda tante altre cose. Per cui l'habitus mentale di stare perennemente con lo smartphone in mano e vedere se sui vari portali regionali cambiano le cose da un giorno all'altro, sto tempo non ce l'hanno, purtroppo o per fortuna a seconda dei punti di vista. Per cui io sono rimasto che questo criterio anagrafico c'era, mi sento dire a breve metteremo soltanto il criterio anagrafico. Allora che cosa vuol dire? Vuol dire che mi sono perso qualcosa. E questo mi sta lasciando piuttosto perplesso, perché quando si è disorientati su quello che si fa, si lavora male, si danno delle informazioni cattive, si fa della cattiva comunicazione con gli assistiti, si crea confusione e alla fine si diventa anche poco credibili. E questo secondo me non è stato tenuto nella giusta considerazione, pur facendomi carico e certamente considerando le difficoltà che ci sono, perché non si tratta di fare una prevenzione di malattie croniche, che si può fare con calma, con metodo e con lungimiranza, ma si tratta delle volte di tastare il polso di una situazione che è in continua evoluzione. Però allora bisogna quantomeno frenare sulla variabilità delle determinazioni operative che poi vengono dette alla gente, perché sennò veramente non ne usciamo e indeboliamo la fiducia nell'istituzione e nei singoli operatori. Sono d'accordo, dottor Buono, anche perché lì poi il generale Figliuolo ha detto 4 giorni di battuta d'arresto di AstraZeneca, mi sembrano molti di più. Però mi chiedo, le ASL che ci scrivono, ci martellano, ci bombardano tutti i giorni di messaggi da varie mail, da vari numeri di telefono, perché non ci dicono, caro dottor Sabatini, caro dottor Buono, ad oggi, nell'ultima settimana, 50 dei suoi pazienti si sono prenotati presso questi hub. Indaghi sugli altri, invece io devo fare una fatica doppia, perché gli devo dire a loro quelli che devo vaccinare, e loro sanno esattamente quelli che si stanno vaccinando, ma loro non comunicano a noi quelli di cui noi non sappiamo nulla. Allora, questa ondivagogità, come la vogliamo chiamare, questa atteggiamento... Intanto, ognuno fa come gli pare. Diciamo che sì, e non c'è un raccoglitore generale, soprattutto in cui uno possa dire vediamo dei miei assistiti quanti sono stati prenotati negli hub. Io vorrei tanto poter collegare e vederli. Tempo guadagnato, ma il tempo guadagnato non significa tempo guadagnato per me che poi mi spaparanzo davanti alla televisione e guardo una partita. No, è tempo guadagnato per lavorare bene, lavorare in modo congruo. Questo, non perdere tempo a fare delle telefonate evitabili, oltre a essere una fatica, ma mettiamo pure da parte la fatica, perché il medico non si stanca mai, il medico è inossidabile e il medico è costruito in modo da lavorare 24 ore su 24. Diamo pure questo assioma inesistente e facciamo contento chi si fa bello del pensare una cosa del genere, magari fosse così. Ma va bene, diamolo anche per ammesso. Tempo perso per i pazienti. Tempo perso a chiamare, io mi sono prenotato, anzi ho già fatto la prima dose, è pronta la seconda dose, ci andrò ad aprile. Ora, se io tutto quanto questo lo vedessi su un plenio, cioè, è possibile che non esiste modo di far sì che ci sia in modo, cioè, non dico a livello nazionale, non sia mai Dio, ma almeno a livello regionale, allora, non lo possiamo avere un quadro di questo genere? No, allora, una cosa che è contestata anche da Curcio, che l'ha detto, è che ogni regione fa come gli pare. Allora, ogni distretto, dottor Piro, sì, ogni distretto addirittura ogni capataz fa come ogni condominio pare. Penso a questo punto, e ogni studio, perché non c'è una regia centrale. La regia centrale non ci sta o ci sta poco e non ce la fanno a tenerla, anche perché ovviamente se c'è un piano nazionale quello deve essere verificato e poi andremo a vedere che tipo di piano nazionale. Tommy Serendino, Lombardia va bene, Lazio poi vedremo. Perché adesso poi qualche video del Lazio ce l'abbiamo, perché l'abbiamo estrapolato. Veneto parte, e altre regioni, forse Abruzzo, ma altre sono un po' a palo. Emilia Romagna con il corpo insegnante e con gli ottantenni non sembra avere molto da invidiare al Lazio, il Trentino pure, poi però Toscana. Scendendo
Toscana, la medicina generale fai Pfizer, fai io oltre 80 anni, perché ci vuole supporto su quello. Marche o Umbria, adesso non mi ricordo, la fanno domiciliare sugli ultra ottantenni i loro medici di famiglia, c'è un discorso per potenziare la parte domiciliare di questo tipo di vaccinazione. Però ci stanno gli hub, a monte ci stanno anche gli hub che vaccinano, oppure manco quelli sono pochi. Ecco, questa è una cosa che dovrei approfondire, però ci stanno a monte sicuramente un discorso vaccinale abbastanza organizzato. Il problema è scendendo. Scendendo c'è una campagna che è pronta a partire, però ci sono dei problemi per quanto riguarda la connessione, il fatto di dover dare gli assistiti, di dover dare l'elenco degli assistiti alla regione, perché effettivamente la piattaforma della regione non dialoga ancora perfettamente con quella dei medici di famiglia che dovrebbero dare le anamnesi, diciamo le schede, però è improprio dover dire così, gli assistiti uno per uno, in modo, quelli che hanno bisogno del vaccino, in modo che il centro vaccinale sia preparato. In questo modo però capiamo che in Campania lavorano ancora per dare massima efficienza agli hub e la medicina generale non è ancora entrata in partita, non è entrata completamente in Sicilia, pur avendo un accordo abbastanza, come dire, ben formato. La medicina generale ha il problema di dover assistere a pazienti che si riversano negli hub vaccinali, ma sono di più rispetto a quanto gli hub vaccinali possano tollerare, pertanto alcuni se ne devono tornare a casa a fine giornata di pazienti. Alcuni di questi, alcuni assistiti, saputo che devono aspettare così tanto, magari sono cardiopatici o hanno qualche paura, vanno dal loro medico di famiglia a chiedere se il loro medico di famiglia gli può scrivere una dichiarazione: io sono cardiopatico, non posso aspettare così a lungo. E quindi a macchia delle fate. Io ho visto l'altra volta delle immagini in Calabria, dove si erano addensati tutti quanti gli anziani schiacciati all'entrata perché avevano dato appuntamento a tutti quanti lo stesso giorno per fare le vaccinazioni. Insomma, io ho visto cose che abbastanza bibliche da questo punto di vista. Noi, per carità, nel Lazio Felice, dove ci stanno tutti questi hub vaccinali, noi abbiamo la fila alla Nuvola, ad esempio, la fila a Fiumicino come la fila a Stazione Termini. Non è che abbiamo tutte, sì, per carità, li vacciniamo. Ma sicuro che a Fiumicino c'è la fila? Sì, a Fiumicino c'è la fila, c'era la fila, c'è ragione, c'era la fila, perché abbiamo trovato un'altra chicca, abbiamo trovato e poi gli facciamo vedere. Però in tutto questo ovviamente c'è il piano nazionale dei vaccini, no? Ora, il piano nazionale dei vaccini prevede che ci siano determinate categorie che vaccinino, a partire dagli hub, per carità, li facciamo, però qualche hub, loro hanno detto, poi medici di famiglia, poi piano piano a passare dai medici ambulatoriali, cioè c'è una cronologia che hanno stabilito, non rispettata da nessuna parte, poi alla fine ci stanno anche il coinvolgimento dei farmacisti, alla fine se non riescono a raggiungere un target, e lo andiamo a vedere. Però io voglio andare a mettere in risalto una situazione che attualmente c'è da noi nel Lazio. Questo perché? Perché ovviamente la situazione che c'è da noi in carenza di vaccini potrebbe essere una situazione speculare che si viene a creare nel momento che si attiva una vaccinazione locale a tappeto, ampliata anche nella medicina territoriale. Andiamo a vedere, perché c'è un'intervista che è stata fatta ed è apparsa sull'ANSA, su molte testate, di un collega di Roma, Roberto Canino, che ha detto alcune cose, la sua esperienza riguarda la vaccinazione negli studi di medici di famiglia, però studi di medici di famiglia, parliamo di strutture che stanno sul territorio, che hanno incominciato a fare la vaccinazione COVID da una decina di giorni. Andiamo a vedere e poi lo commentiamo. Dall'inizio abbiamo avuto solo 2 flacconi di AstraZeneca, che sono quindi 11 e 11 pazienti, e un solo flaccone di Pfizer, che sono 6 pazienti. Io sento continuamente in televisione che mancano i vaccinatori. Io coordino un gruppo di UCP di 11 medici, di questi 11 medici 9 sicuramente sono pronti
in maniera fattiva a vaccinare gran parte dei propri assistiti. Quello che manca sono i vaccini, perché non si può fare una campagna vaccinale con un solo flacone di Pfizer. Abbiamo dovuto scontentare tantissimi pazienti che stanno aspettando il vaccino a casa e l'altro flacone non si sa quando arriverà, perché le domande sul portale sono praticamente bloccate e non si può fare una campagna vaccinale che ha perlomeno più di 200 persone pronte per essere vaccinate con AstraZeneca con 20 fiale, cioè con due flaconi, quindi 20 somministrazioni di vaccino. Per avere l'ultimo vaccino della Pfizer, il collega che si è offerto ha dovuto fare più di 2 ore di fila. Non è possibile pensare che un medico di medicina generale possa lasciare un'intera mattinata per prendere un vaccino e poi magari andarlo anche a riportare. Quindi credo che bisognerebbe rendere il tutto in maniera più fruibile. Se vogliamo arrivare alla gran parte della popolazione, è solo la medicina territoriale che ci può arrivare. Però in questo momento vedo che si è parlato molto di più di hub, sento costi di hub elevatissimi, sento le ASL, le strutture ospedaliere che prendono in carico i pazienti, e la medicina territoriale è stata considerata forse in ultimo, perché poi forse siamo stati gli ultimi dei vaccini, ma forse dovevamo essere i primi, perché siamo noi che vediamo costantemente 10, 15, 20, ma io vedo anche 40 persone al giorno normalmente, e quindi siamo noi che abbiamo il contatto con la gente, e da noi sarebbe molto più facile avere l'accesso presso il nostro ambulatorio in orari dedicati e quindi fare una campagna vaccinale rapida e che avrebbe quindi un effetto immediato. C'è stato il caso del militare che è deceduto a distanza anche di tempi abbastanza ragionevoli ed è stato aperto il fascicolo della magistratura contro medici, infermieri e ovviamente anche contro il lotto. Purtroppo noi medici siamo soli, di medicina generale, siamo soli, non lavoriamo presso un ospedale, quindi non abbiamo poi le spalle coperte. E trovarsi di fronte a casi del genere vuol dire che poi magari devi intervenire anche con un avvocato penalista, con spese che sono altissime, con la paura, con lo shock, e quindi credo anche che dovremmo essere più tutelati, perché noi stiamo esercitando una funzione per lo Stato e per il popolo, e in questo caso dobbiamo sentirci tutelati. Allora, Roma, però potrebbe essere Milano che è grande città, potrebbe essere Firenze, Bologna, Napoli, dove incomincia una campagna a tappeto, perché fino adesso vaccinano, magari solo gli ottantenni non hanno incominciato proprio a fare a tappeto, e questo potrebbe essere uno dei problemi, carenza vaccinale. Ha detto giusto il collega, solo che sul discorso della tutela sono d'accordo, quando il magistrato ti chiama e dice che è un atto dovuto prende tutta la filiera, però ricordiamoci, lo ribadiamo, tra il medico e vaccinare in farmacia, perché poi ne parleremo anche di questo, che le farmacie pare siano state individuate come possibile luogo di vaccinazione, per cui alcuni medici potrebbero andare a vaccinare in farmacia. Allora, il medico che vaccina in farmacia non ha le tutele che ha nel suo studio, perché lì non va a fare il medico di medicina generale, va a fare il dipendente collaboratore del farmacista. Lì c'è bisogno di valutare con le assicurazioni se il medico che fa una cosa del genere si è coperto o meno di tutele. Invece quando uno fa il suo lavoro normale nel suo studio, augurandoci che non succeda mai nulla, la responsabilità è in capo alla ASL che ti dà l'autorizzazione a vaccinare per suo conto, dandoti dei vaccini su cui il medico di medicina generale non ha nessuna capacità di tipo indagativo o di tipo speculativo o di tipo di scelta. Può essere condannato il medico che nel momento in cui vaccina non usa la tecnica prevista dal normale uso o dalla maggior parte dei colleghi. È chiaro, ripeto, che se c'è un evento delittuoso viene chiamata tutta la filiera, ma la tutela del medico c'è, perché il medico basta che vaccina in scienza e coscienza facendo quello che qualunque altro medico farebbe al posto tuo. Certo, se tu fai la vaccinazione nel bulbo oculare, oppure tiri a freccetta la siringa, è chiaro che non c'è una malpractice, però il medico è comunque tutelato, perché fa quel suo lavoro nell'ambito del suo studio. È una cosa che... ripeto, ben diverso il medico che vada a fare vaccinazione in un'altra zona dove lì potrebbe non essere tutelato, quindi attenzione a specificare meglio, secondo me.
Poi andiamo a vedere cosa dice il piano nazionale dei vaccini, il piano nazionale del non dei vaccini, il piano nazionale della protezione civile per l'organizzazione della vaccinazione, che è stato di pochi giorni fa, non è che parliamo dell'anteguerra. Dottor Buono, se il dottor Canino fosse stato a Milano, secondo me, o un'altra città d'Italia, probabilmente in carenza di vaccini sarebbe stata la stessa cosa a sto punto. Sì, sarebbe stata la stessa cosa, perché i numeri che ci ha fatto il dottor Canino sono numeri che palesemente danno conto dell'inadeguatezza previsionale che è stata posta in essere per il settore della medicina generale, un settore che ogni giorno vede tantissimi pazienti anche in questo periodo, che pure ha visto una flessione degli accessi in studio, ma non certo dei contatti quotidiani, come possono dimostrare con i dati tutti i numeri che possiamo estrarre dai nostri software. Una sola cosa però mi premeva ribadire: trovo assolutamente, e non uso mezzi termini, voglio essere tranchant, vergognoso che a distanza di oltre un anno questo scudo nei confronti del personale sanitario, perché non sono soltanto i medici, gli infermieri, tutta la filiera, quella che è stato giustamente detto dal dottor Sabatini, che viene poi essere bersaglio degli atti dovuti, per carità, quelli gli avvisi di garanzia, e beh, trovo vergognoso che non sia stato fatto qualcosa che shiftasse tutto quanto ciò. Non abbiamo tempo da perdere. Non possiamo permetterci che qualcuno abbia paura di fare il proprio lavoro. Il medico che ha paura di fare il medico non danneggia soltanto se stesso, perché prima o poi lo trova il modo di pararsi le spalle, di tutelarsi, di shiftare. Danneggia il popolo, danneggia il paese. Il medico non può avere paura di fare il medico. Il medico deve soltanto avere giustamente accortezza nel praticare bene quello che deve fare, deve avere occhi, orecchie e cervello puntate sulla clinica e sulla scienza, oltre che ovviamente dei tratti di umanità particolari con i propri assistenti, ma non può avere la preoccupazione di violare o di essere in qualche modo citato, perché sennò lavora male. E allora, laddove ci sono delle cose prioritarie, delle cose secondarie, a me questa questione delle aule giudiziarie sta francamente irritando molto. La medicina deve uscire, almeno nel periodo di pandemia, dalle aule giudiziarie. Le aule giudiziarie si devono occupare di altro. Allora, questo buono, è il mio parere, me ne assumo la responsabilità. Piena, no, non è parere, ma è una cosa logica. Dai, non è possibile andare avanti in questo. È una cosa abbastanza, non è una diffamazione, ma una affermazione. Sì, è passato più di un anno, attenzione, dello scudo, e ancora questo scudo io non lo vedo. Perché dobbiamo andare a vedere che alla Gigella ancora non c'è gli applicativi, e quindi noi parliamo di 2-3 anni di ritardo. Però comunque a questo, allora, la settimana prossima lo annunciamo, lo anticipiamo, parleremo quasi esclusivamente di questo, avremo anche l'avvocato in studio, quindi avremo la possibilità di approfondire anche questo argomento. Ritornando a quello che abbiamo detto prima, questo lo chiedo a Miserendino, a me mi sembra che il piano nazionale dell'organizzazione della protezione civile dica altro, no? Che dica, sì, va bene qualche hub, poi però bisogna fare una progressione nelle figure sanitarie e arrivare ad altre figure sanitarie nel momento in cui queste non sono sufficienti. E come mai si parla che ognuno se ne fa per conto suo? Sì, lo fanno, non lo fanno, vanno saltellando le regioni poi alla fine. In questo momento la dose di vaccini... No, c'è un problema. In questo momento l'offerta di vaccini è gestibile dagli hub. Purtroppo è così. Quando dovesse essere di più l'offerta di dosi, allora, a questo punto noi abbiamo già predisposto le bocche di fuoco, la medicina generale e poi gli accordi con i medici convenzionati, persino gli odontoiatri e poi gli specializzandi. E questo significa che ci aspettiamo di poter essere travolti da un momento all'altro da un'offerta adeguata, tutta in una volta, come il pane del povero che arriva tutto in una volta, dice il detto popolare. Quello è il problema, perché lì andrà gestita militarmente una consegna fino a 500.000 vaccini al giorno,
che è ragionevole, perché ragionevole in quanto gli inglesi fanno 600.000 vaccini al giorno, su una distribuzione territoriale un po' più piccola e un po' più forse semplificata da certi punti di vista. Però tutto sommato l'obiettivo è raggiungibile. Che questo coincida con quanto ha detto il generale Figliuolo, che alla terza settimana di aprile vuole raggiungere alcuni target, e alla terza settimana di aprile, se usciamo dalle zone rosse, è già tanto, però sarebbe bello uscirci con un po' di dosi di vaccino incamerate. La medicina generale non viene coinvolta fino a quando non ci saranno adeguati dosi di vaccino. Il coinvolgimento che c'è in questo momento è dovuto alla grande buona volontà della medicina generale. Ma già in una Lombardia, in una Milano, dove abbiamo 400 casi al giorno, il medico di medicina generale passa la giornata, anche del sabato e anche della domenica, a leggere nella comunicazione dell'ASL su Lombardia Informatica, sul portale, di quelle che sono le persone tamponate tra i suoi assistiti positivi, a telefonargli, a sapere come va in famiglia e in qualche caso anche ad andarci a casa. Per cui diciamo che siamo molto lontani da Roma, purtroppo è così. Lo so, purtroppo è la realtà. Andiamo a vedere, a questo punto abbiamo delle slide che sono poi il piano nazionale per la vaccinazione, che è stato fatto dal governo e dalla Protezione Civile qualche giorno fa. Allora andiamo a vedere, perché la prima slide che noi facciamo vedere è proprio quella che di cui parlavamo prima, l'approvvigionamento e la distribuzione dei vaccini. Come sono programmati i vaccini? Allora qui è un po' piccolo effettivamente, e forse bisognava magari evidenziarlo, però ve lo leggo esattamente. Noi avremmo dovuto avere a dicembre, no? 2020 460.000 dosi di vaccino, che praticamente era il Pfizer-BioNTech, e questo qui probabilmente è un obiettivo. La seconda colonna parla del primo quadrimestre. Il primo quadrimestre noi avremmo dovuto avere 15.069.000 vaccini, 690.000 vaccini. Probabilmente di questo ne abbiamo avuto se no il 30%, perché mi pare che sia 7 milioni e 3 di Pfizer e 5 milioni e 3 di Astra. Sì, e 1 milione e 3 di Moderna, eccetera. No? Noi secondo me di questi ne avremmo avuto circa il 30%. Nel secondo quadrimestre, quando noi avremmo avuto la pletora vaccinale, 52 milioni e 48 mila vaccini, che poi si vanno a sommare ai 15 e ai 460 mila, quasi 60 milioni di vaccinazioni, cosa che io non penso manco minimamente che si possa raggiungere alla lontana, visto che adesso arriveranno milioni di vaccini, e non penso che a luglio ci inonderanno di queste grosse quantità. Il terzo quadrimestre del 2021 con 84 milioni di dosi. Il quarto 40 milioni di dosi, 28, 20, quindi andiamo per arrivare a fine 2022 con 242 milioni. Io ho il libro di sogni. Molte difficoltà di immaginare. Probabilmente non ci sono state. Allora, poi nella successiva, andando a vedere grafiche che abbiamo fatto vedere, sarebbe praticamente la capillarizzazione della somministrazione. La condizione per il successo della campagna è aumentando la platea di vaccinatori e i punti vaccinali. In precedenza loro hanno detto usate tutto, palestre, non ha detto costruite nuove cose, nuove primole. Non ha detto di fare i petali. Si ha detto usate le palestre, usate le chiese, usate tutto ciò che abbia un tetto sopra, fatelo diventare punto vaccinale, no? E questa è molto allargata. Per arrivare però a livello capillare, loro hanno detto per aumentarlo, il primo accordo deve essere fatto con i medici di medicina generale, vedete? Poi dopodiché si passa agli odontoiatri, poi i medici specializzanti, la federazione medico sportiva, perché così almeno coprono tutte quante la parte giovane medico sportiva, medici competenti, la successiva poi mi dà medici competenti, medici convenzionati ambulatoriali e pediatri di libera scelta, ove
proseguire, ove questi non bastassero, proseguire con l'assunzione dei, dei medici e infermieri. Poi alla fine c'è il coinvolgimento anche dei farmacisti. Ora, e questa, e quel baffetto lì è quello principale, perché il baffetto ti dice: noi andiamo in progressione, cominciamo con una categoria di medici, poi piano piano li allarghiamo, se non ce la fanno, perché visibilmente se poi arrivano 100 milioni di vaccini, non penso che la medicina generale da sola possa fare qualcosa, certo. Quindi ci vuole l'aiuto di tutti, abbia più queste figure fino ad arrivare al coso. Questo è un piano che è stato completamente disatteso in tutte quante le sue virgole da parte di tutti quanti. Infatti, perché io vedo una progressione che dovrebbe essere razionale, non vedo attuata. No, la mia cosa è questa: le regioni si sono impegnate tanto a fare, a dire, ma scusatemi, ma ci avevano già la pappa pronta, non bastava che prendevano sto coso, lo applicavano e finiva la storia. Questo è come la progressione di piano vaccinale. Come mai si sono andate a imbarcare? E poi qui si parla di farmacisti, che è l'ultima catena che lei ha appena detto, quando i medici di medicina generale, il dottor, il collega prima ha detto che ha avuto 3 fiale, io ne ho avute 2 di AstraZeneca e nessuna di Pfizer, quindi il medico di medicina generale, che doveva essere la prima, il primo vagoncino del treno, non è neanche l'ultimo, ma già si parla di accordi con i farmacisti, i quali dicono beh sì, forse non mi piace, come quindi mai? Qualcosa come non mai? Quadra. Come mai le regioni si sono imbarcate in questo... questa improvvisazione, questa carnevalesca, e non si sono adeguate a questo, che tanto era più facile per il treno che costruire un nuovo alla fine. Obiettivamente è difficile pensarlo, anche perché io credo che ne parlavamo prima tra di noi, che ci sarebbe stato un modo molto più razionale per poter affrontare queste cose nel rispetto delle reciproche professionalità, perché delegare in toto una funzione di una professione a un'altra professione non è che può essere affrontato semplicemente con un corso di formazione, perché è evidente che una iniezione la possono fare tutti. Ai miei tempi, non mi vergogno di dire, i primi anni di medicina, a me insegnò a fare le iniezioni la mia portiera dell'epoca, e quindi non è quello il problema. Il problema è prevedere che possa esserci qualche malore, magari anche dovuto semplicemente all'impressione, magari perché dovuto... prima magari no. Però voglio dire, ci vuole qualcuno, cioè prima c'è l'anamnesi, cioè, bisogna verificare, perché uno può anche aver informato prima, però poi magari ci può essere stato qualche misunderstanding, e allora ci vuole qualcuno che rapidamente, succintamente ma esaustivamente allo stesso tempo, sappia poter porre le giuste domande e dare delle risposte che siano in qualche modo qualificanti. E adesso ridurre tutto quanto questo alla semplice esecuzione di una manovra con la mano che va a spingere un ago dentro un muscolo mi sembra alquanto riduttivo. E la funzione del farmacista, secondo me, che è una funzione per carità importante, è quella però inerente alla distribuzione, come prima diceva il dottor Pirro, una distribuzione che avrebbe potuto essere una cerniera tra la distribuzione organizzata a livello delle farmacie aziendali e poi la distribuzione in favore del singolo medico, magari anche in prossimità di queste farmacie. E allora ne sarebbe risultata evidente la funzione vicina proprio alla popolazione, vicina allo stesso tempo al medico, nella distribuzione, nella conservazione e nella distribuzione di questi vaccini. Da parte del medico un modo molto più razionale e semplice di poter prevedere, gestire, organizzare a breve e anche con un piccolo porta a porta queste vaccinazioni, che lì per lì sembrano essere a piccolo cabotaggio, ma se noi andiamo a vedere quanti sono i medici di medicina generale, i numeri grandi alla fine si fanno, perché questa famosa autonomia che tante volte viene vituperata in certi ambienti, come per dire che con questi qui bisogna ogni volta contrattare, ogni volta fare qualcosa, ma significa anche, perché bisogna vederlo da tutte le parti la moneta, significa anche che questi professionisti hanno magari delle soluzioni di agilità che spesso e volentieri, anche rimettendoci del tempo a loro disponibile, possono creare delle soluzioni modulate e calzate in modo sartoriale proprio di fronte all'utenza che hanno. C'è chi ha un certo numero di anziani e escogiterà dei sistemi più funzionali, più comodi a questi anziani per poter intervenire.
Non capisco perché tutto quanto questo sia andato, vedendo quello che, vedevo, che ci ha fatto vedere prima il dottor Pirro, si sia andato perdendo per arrivare subito all'ultimo interlocutore, ma non già in catena coordinata e in catena strettamente connessa con gli altri professionisti, ma come ulteriore centro di erogazione. E così, secondo me, contribuendo a una certa confusione e credo, dal mio punto di vista, neanche facendo un grosso favore a questa categoria. Ecco, sì, per questo io volevo lanciare questo, infatti ne parlavamo prima fuori onda con il dottor Salvatore e il dottor Bono, proprio di questo qui, e volevo sentire se Mauro Sendino mi appoggia l'idea, l'iniziativa di questo. Secondo me, allora, va benissimo tutto, nessuno, adesso si dovranno per forza adeguare, perché alla fine quando arriverà poi la quantità di vaccini immensa, prima o poi la rete si dovrà attivare e spontaneamente si autoattiva, poi alla fine succederà che ognuno fa come vuole e in quel momento è il momento che decollerà la campagna, perché io sono convinto che se tu dai la facoltà ai medici di vaccinare come vogliono loro, dice sì, i primi quattro giorni potrei avere qualche amico e parente, ma dopodiché incomincia a decollare veramente, perché io poi alla fine è questa la cosa, perché noi parlavamo dei furbetti, però al di là di questo, le farmacie non potrebbero essere costituire, invece di diventare dei punti vaccinali che poi avranno i loro problemi ma poi sono anche a perdita, dei centri di distribuzione a livello capillare alternativi alla farmacia ospedaliera che attualmente già è intasata e che lì esploderà nel momento in cui c'è la vaccinazione, perché a quel punto rapporto diretto col medico, capillarità, anche ovviamente un certo ruolo, che è giusto quello lì, il medico fa il medico, il farmacista fa il farmacista. Potrebbe essere un'idea? Sì, è anche una buona idea, nel senso che la farmacia già ha dei problemi a distribuire per conto i farmaci, però quando lo fa le regioni le dicono grazie. Allo stesso modo avrebbe molto da guadagnare nel fare un servizio alla medicina territoriale. Dopodiché vi scontiamo tutta una serie di problematiche politiche, per cui c'è chi fa cassetta dicendo che il medico di famiglia ha lavorato poco durante il virus e quindi, essendosi eclissato, io vado a sostituirlo con la farmacia. Questo naturalmente nel mondo politico. C'è anche nel mondo farmaceutico chi dice: ma io preferirei, qui più legittimamente, scommettere sulla farmacia dei servizi e quindi su un servizio in più che è quello vaccinale, perché non sono sicuro che il mio futuro sia quello di distributore e basta. E quindi c'è anche questo punto di vista delle farmacie che politicamente in questo momento è forte e te lo trovi sull'altro piatto della bilancia rispetto al desiderio di distribuire, di essere un ottimo hub distributivo. Sempre la politica è quella, tanto per chiudere, cui dobbiamo imputare lo sballamento dei piani vaccinali, perché al 99% è l'offerta scarsa di vaccini, però una volta che una Lombardia mi conclude un accordo con Confindustria per vaccinare i lavoratori e insorge l'opposizione dicendo non togliamo i vaccini agli anziani per darli ai lavoratori, e una volta che alcune regioni, non so se legittimamente o meno, ma dicono agganciamoci al personale sanitario, tutto il resto del personale pubblico, cominciamo a vaccinare le scuole per riaprirle prima. Queste sono scelte politiche, sono scelte che vanno in qualche modo a anticipare alcuni passaggi della campagna vaccinale. Oggi Draghi se l'è presa proprio con le regioni che hanno fatto questi passi in avanti che in qualche modo sono un grosso passo indietro rispetto agli orientamenti, alle fasi del piano. La politica però, prima di tutto. Ma una cosa mi sovviene, no? Perché ovviamente noi adesso parliamo dell'emergenza, vabbè, poi bisogna vedere pure quanto conviene, perché allora una vaccinazione in farmacia, no? Quanto conviene dal punto di vista economico a una farmacia? L'aria com'è quella che tira? Io sinceramente non l'ho sentita, perché dal punto di vista economico praticamente non ci va a guadagnare niente, perché sì, però l'autonomia va bene, però poi dal punto di vista medico-legale se succede qualcosa è un disastro, perché non si è coperto e te devi fare un'assicurazione apposta.
non c'è un'assicurazione che ti copra una cosa che magari ancora lo Stato non c'è. Allora lo Stato va a cambiare la legge da una parte, quindi probabilmente nell'emergenza alla fine magari succederà che lo fanno, però poi l'emergenza finisce. Ma nella normalità, attenzione, che noi non dovremo più vaccinare per l'influenza solo quelli sopra 65 anni, noi andremo a vaccinare con varianti COV popolazioni molto più ampie, quindi il problema non è di adesso, è un problema che si porrà dopo. La distribuzione del farmaceutico delle ASL ha la facoltà di distribuire non 1 milione di vaccini come hanno fatto adesso in una regione Lazio, ma distribuirne 9. Questo è un bel quesito. Così come adesso non credo, non so. No, implodono. Quindi il business probabilmente non sta nella mettere il buzzichetto al vaccinatore, perché quello finisce alla fine. E può finire pure dopo il primo che ha qualche problema, insomma. Esattamente. Direi che il rimedio sarebbe puntare sulle farmacie, come dice lei, dal punto di vista distributivo. Dopodiché però sono scelte che trovano i loro ostacoli da un punto di vista politico. Io le posso dire questo, che così come le squadre di calcio inseguono il calciatore brasiliano perché è un palleggiatore, io inseguirei come modello il vaccinatore israeliano, perché non ci sono carte, non ci sono consensi informati, ma richiama l'anamnesi del paziente in un decimo di secondo e capisce se il paziente va vaccinato o no, e insieme si accordano. C'è un consenso abbastanza rapido e tacito, lo sto mitizzando un po'. Dopodiché, chi è che fa il vaccinatore israeliano in Italia? Il medico di famiglia, perché ha la scheda assistito. Questo è quanto. È logico, perché io infatti adesso che farò la sessione vaccinale, fortunatamente la incomincio, perché avevo preso, appena ci ho avuto il flacone in mano per poterlo fare, mi è esplosa l'AIFA che me l'ha fermato, perché giustamente è successo questo. Quindi adesso farò, nei prossimi giorni, da domani in poi faremo le vaccinazioni. Allora, probabilmente io in tutte quelle carte che devono essere riempite, io faccio firmare un consenso informato, ma già so a monte, a priori, le persone cosa c'hanno, cosa hanno avuto, roba di 15 anni, 20 anni, che questi stanno qui dentro questo database. Io so mentalmente che quello ha questo, no, quest'altro sì, quest'altro no, questo va a Pfizer, questo va a fatto, questo lo so a priori, senza dover poi fare tutta l'anamnesi. Quindi veramente ha ragione, signor. Probabilmente noi aumentiamo in velocità quello che poi non c'è la velocità in un centro. Dottor Pirro, diciamocelo chiaramente, guardandoci nelle palle degli occhi, come si dice a Roma, abbiamo davanti a noi due imbuti. Primo imbuto è la distribuzione da parte dell'industria del farmaco alle farmacie. Il secondo imbuto, che credo sarà assolutamente impossibile da superare, è la distribuzione da parte delle farmacie ai medici di famiglia. Se adesso ci fanno delle difficoltà enormi, insomma, ti devono telefonare, devi andare lì, ti devi far annunciare, ti puoi salire, ti fanno aspettare in piedi, arriva l'infermiera che ti dà la fiala, ti fa mettere 17 firme, quando da una fiala dovranno essere 20, 30, perché per arrivare a fare milioni di vaccinazioni deve cambiare il paradigma. Se qui è così, non cambierà niente. Quindi i medici di medicina generale sono disponibili, ma io ho grosse difficoltà ad immaginare che loro ci daranno tutti i vaccini che ci servono. Diverso era con i vaccini antinfluenzali, te ne danno 100 tutti insieme, quelli li metti in frigorifero, li puoi fare in qualunque momento. Questi hanno una gestione un pochino più complessa e non credo che, così come sono organizzate le farmacie e i responsabili delle farmacie, perché diciamolo sempre, io dico sempre, ripeto, cambia il gran visir, ma i ciambellani dei corte sono sempre quelli. Quindi quelli che sono gli insabbiatori rimangono sempre insabbiatori, non è che col tempo migliorano e diventano dei facilitatori. Se insabbiavano prima, insabbiano adesso. Se sono abituati ad attaccarti ai piedi dei sacchetti di sabbia di 10-15 kg l'uno, lo facevano prima, lo faranno adesso. Io penso che purtroppo il problema sarà in loro. Mi auguro di sbagliare. Gliel'auguro. Allora, intanto andiamo a vedere, noi il dottor Sabatini parlava di hub affollati, no? Adesso vi facciamo vedere l'hub di Fiumicino, che c'era la fila, lui infatti mi ha ripreso un po', ma sicuro che 22 marzo, no? Dopo un paio di giorni che avevano liberato, insomma, la questione dell'AstraZeneca, andiamo a vedere l'hub di Fiumicino, che è un tantinello deserto, invece di vaccinare.
purtroppo tanti erano deserto, ma con il personale che lì stava seduto e che ovviamente veniva pagato per non far nulla. Prego. Studio. Eccoci. Ecco. Allora, vediamo frotte di clienti in fila per essere vaccinati. Ecco, sì, no, infatti è questo, è senza audio perché non, l'audio c'era, ecco, una persona che ansimava come da vendere. Ecco, i primi due operatori sanitari che stanno a fare? Non si sa. Nulla, no. Ecco, sono completamente fermi. Questo è il 22 marzo 2021. E questo è il problema che spiegavamo prima. Ovviamente le strutture che hanno messo su e che devono a tutti i costi produrre, perché se non producono paghi lo stesso la produzione, mentre se si attenevano probabilmente al piano nazionale, a noi... Dottor Piero, un vaccino dal medico ci fermavamo, generale, considerando che noi dobbiamo andarci a prendere, dobbiamo fare, costa 6,40 euro. Un vaccino in una di queste strutture qui, credo qualcuno abbia fatto i calcoli, può arrivare a 70 euro. E quindi sì. Chiediamoci anche qui il perché. Eh no, è appunto per questo, non si possono fermare questi centri, perché... però di fatto sono fermi. No, sono fermi, poi si è riattivato, questo perché? Perché per riattivare quel centro bisognava richiamare tutte quante le persone, rifare tutto quanto un protocollo che è stato fatto in netto ritardo, però queste persone sono state pagate lo stesso, quindi questo è il problema attualmente. Si sono sbrigati, secondo me, ad attivare queste grosse strutture che danno tanta visibilità, che fanno venire il Presidente della Repubblica, fanno venire quello che te pare, però nel momento che manca un vaccino si blocca tutto, il classico granello. A Belluno, sospeso lo stipendio ai medici che non si sono vaccinati, la vaccinazione anti-Covid per i medici e gli operatori sanitari non è obbligatoria ma rappresenta un requisito essenziale per l'esercizio della professione. Il giudice di Belluno, Anna Travi, ha dunque respinto le richieste. Due infermieri e 8 operatori sociosanitari che avevano rifiutato di sottoporsi alla somministrazione della dose vaccinale lo scorso febbraio e che per questo erano stati sospesi dal lavoro. Ci sono due. Cosa ne pensate? Due aspetti, giretto. Allora, il primo, per poter rendere obbligatoria la vaccinazione c'è bisogno di un disegno di legge o comunque di una disposizione di legge, come c'è per alcuni vaccini che sono stati resi obbligatori. Fin tanto che questo non c'è, vige il discorso della libertà. Adesso che poi il discorso della libertà confligga con il rischio che non vaccinando ti esponi ad altri il rischio di prendere delle malattie, è un discorso che mi sembra, e parlo da medico, che mi sembra che il legislatore non abbia ancora in qualche modo normato. Dovrebbero rendere obbligatoria la vaccinazione dei sanitari, perché credo che alla fine con le norme attuali si parla di vaccinazione Covid, perlomeno rendere obbligatoria per il periodo emergenziale, salvo poi tornare indietro, non lo so. Se non c'è questo, credo che la libertà di idee, di come si chiama, dottor Buono, c'è un termine giuridico che in questo momento mi sfugge, La libertà di scelta possa consentire ad una persona di non vaccinarsi. Questo sicuramente, però la via d'uscita è quella che abbiamo visto prima, una cosa, ed è nella differenza tra obbligo e requisito. Cioè obbligo significa che tu sei costretto a ricevere sul tuo corpo un trattamento terapeutico contro la tua volontà, e questo apre degli scenari che, siccome si tratta di principi generali, sono risolvibili soltanto ad altissimo livello di normazione di uno Stato. Ma però c'è il requisito. Il requisito significa, e siamo abituati a vederlo su cose molto molto più piccole di questa questione, il requisito significa tu sei libero di fare quello che vuoi. Io, per carità, non voglio assolutamente obbligarti a fare una cosa contro la tua volontà. Se però tu vuoi rivestire questo incarico, tu mi devi presentare una certificazione in cui tu questo lo abbia fatto, quindi sei sempre tu che scegli, a quel punto però se è un requisito del tuo lavoro, non c'è un obbligo, sei tu che devi obbligare te stesso se vuoi mantenere quella cosa. Esatto. Oppure una certificazione altrettanto qualificata che spieghi che ci sono motivi di forza maggiore per cui tu non puoi sottoporti a quella vaccinazione, ma in ogni caso...
se è un requisito, il requisito la fa salva la libertà del singolo. E mi si potrà dire è un discorso bizantino, quante altre cose bizantine facciamo nel corso della nostra vita? Tu sei libero, e torniamo a un vecchio mio cavallo di battaglia, sei libero di non firmare un consenso al trattamento dei dati sensibili, nessuno ti obbliga a farlo, solo che a quel punto il conto in banca non lo apri, la macchina non te la compri, e eccoti la clava, eccoti la pelle di leopardo, eccoti la caverna e vai a fare l'homo primigenius. E ora, su certe cose a piccolo livello probabilmente tutto ciò potrebbe essere superato, ma ad alto livello, dove ci sono principi di sanità pubblica, non ci trovo nulla di male che, fermo restando la libertà del singolo, il requisito preveda che la vaccinazione venga esperita. Allora, e qui dà dei numeri, poi sentiamo cosa dice l'ingegnere, perché giustamente anche la Fronceo dice un conto è un requisito, un conto è un'obbligatorietà, però un requisito serve per fare un determinato lavoro. Se tu non c'hai requisiti, quel lavoro non lo fai, ma non è che è un obbligo per fare il lavoro, perché è diverso. Dice che praticamente, e il giudice l'ha confermato, che tra che solo l'1,2% dei medici ospedalieri, 1140 e 2280 su un totale di 114.000 attivi, e un centinaio di infermieri dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale su un totale di 254.000, hanno ad oggi rifiutato la vaccinazione. Quindi è talmente irrisoria e piccola che, ovviamente, come requisito c'è, chi non lo c'è non lo fa, e quindi non è che abbiamo le platee. Dottor Viserendino, requisito, obbligo, secondo me il requisito c'è. C'è una differenza molto forte. Il requisito è curare dovrebbe essere vaccinarsi. C'è un altro focolaio in Liguria, e l'ha reso noto il presidente Toti, dovuto al fatto che non si sarebbe vaccinato del personale infermieristico. Ora saranno 100, però due focolai in Liguria ci sono. E il problema è piuttosto grosso nel privato, dove a quanto pare nelle RSA, dove sono più gli operatori sociosanitari e altre figure che gli infermieri, ci sono ancora più persone che rifiutano il vaccino. Io mi chiedo, per assurdo, se in una RSA fossero vaccinati tutti gli anziani e non fosse vaccinato nessuno del personale, e io fossi il direttore della RSA che ha vaccinato e aprissi la RSA ai parenti che vengono da fuori, chi potrebbe farmi obiezione a questo mondo, se non chi si è vaccinato, chi non si è vaccinato? Questo così, per essere cattivo, per pensare che il mondo vada un po' alla rovescia quando qualcuno rifiuta. Poi il problema è abbastanza più grave nella nostra società, dove gli argomenti dei Novax sono tanti e a volte fanno pensare, nel senso che si sentono profondamente feriti dall'idea di un obbligo. Non so quanta strada dovremo fare. È chiaro che occorre considerare con serietà estrema anche posizioni che possono essere molto molto diverse da quelle che giudicheremmo di buon senso. È una ricetta amara ma necessaria in questo momento. Tutto qua. Potremmo dire così, potremmo chiuderla così. Allora, io vi ringrazio infinitamente, abbiamo fatto una bellissima serata di chiacchiere. La settimana prossima, dottor Viserendino, la prossima settimana affrontiamo il problema di queste benedette cause legali contro i vaccinati, quindi contro i vaccinandi, contro i medici che vaccinano. Vediamo tutte un po' le sfaccettature, abbiamo pure un avvocato, vediamo un po' cosa possiamo tirarne fuori, caviamo il regno dal buco, ci prepariamo tutti quanti, studiamo durante questa settimana, perché giustamente poi cerchiamo di tirarne fuori. Dottor Miserendino, un giorno verrà. Comunque io dico sempre, dottor Miserendino, che verrà un giorno, lo sanno, verrà un giorno, roba manzoniana, roba delle vostre parti, insomma, verrà un giorno in cui verremo su. E una cena faremmo tutti quanti in un ristorante di Milano, cioè, mangeremo e berremo, perché andiamo vuol dire in galleria, che andiamo al ristorante Cracco.
Vabbè, poi ci cacciano da Cracco, a noi ci buttano fuori. Dopo, no, no, dopo io, 15 io minuti Mauro, da Cracco ci buttano fuori. E Mauro andiamo al ristorante dei milanisti. Voglio andare. No, c'è proprio il ristorante, il Pietro Paolo Virdis, c'è un ristorante. C'è, davvero c'è il ristorante? Quello c'è a Comuna per i trascorsi calcistici. Ma Virdis ha giocato pure nel Cagliari, no? Una Juventus. Anche nella Juventus. Ma pure nel Milan. È stato certo. L'inizio del nostro risorgimento. Ah, il risorgimento di Virdis. Ma messo sul ristorante si mangia bene, insomma, questo ristorante. Sì. In che zona sta di Milano? La zona Sempione, mi sembra. Piazza Sempione, verso... ma è tanto distante, eh? Sì, sì, è zona Rai. Neanche tanto distante da zona Rai. Beh, quella è una delle possibilità, però di ristoranti milanisti me ne faccio venire qualcun altro in mente, se vogliamo la concorrenza, c'è l'antitrust che bisogna aprire la concorrenza. E vediamo venerdì, sabato e domenica, magari la domenica ci becchiamo pure la partita alle tre. Così passo a trovare mia figlia. Allora così lui passa a trovare la figlia, noi andiamo a trovare Mauro, facciamo una bella cena, giusto? Passiamo per... questo, guardate, questo qui è... posso spaziare veramente a un dopo magari, no? Sì, siamo ottimisti. Siamo queste erano cose che per noi magari erano normali, si poi le faremo, non le abbiamo fatte ed eccoci qua. Adesso le apprezzeremo meglio quando sarà, spero, tutto quanto terminato, il virus diventerà più buono. Buonanotte, un saluto a Milano. Dottor Buono, mi permette di spaziare un po'? No? Sì, certamente, come no. A pensare a quando si poteva andare, ma certo, quando si poteva fare. Quando ci rientreremo, insomma, prima o poi questa storia dovrà sicuramente finire, apprezzeremo probabilmente, come succede alla fine di ogni guerra, questa in fondo è una guerra, anche se su piani diversi, riapprezzeremo la nostra quotidianità, riapprezzeremo le nostre gitarelle, cercheremo di essere più consapevoli del valore che ha la libertà dell'individuo, che è anche libertà di uscire, di vedere i propri affetti, di andare anche insieme per avere dei momenti di svago. Tutto quanto questo tornerà, deve tornare, perché è fondamentale per l'equilibrio dell'uomo, è fondamentale per l'equilibrio della società, e memori di tutto quanto questo, alcune abitudini probabilmente cambieranno, non è detto che cambino in senso negativo, dicevamo prima per dire dell'influenza, abbiamo capito l'importanza che può avere un minimo di distanziamento non sociale, che è un termine che non mi piace perché è sinonimo di classismo, preferirei chiamarlo distanziamento personale, un minimo di come si debba fare lo abbiamo capito, l'importanza che possono avere le mascherine che ormai sono state sdoganate, mentre una volta erano considerate in pratica l'antiturismo, cioè andavi in un posto con le mascherine e ti dicevano tu in questo modo stai praticamente svergognando il posto in cui ti trovi, perché l'immagine è quella di un posto talmente malsano dove sei costretto a mettere la mascherina. Probabilmente questo infringimento finisce, le mascherine forse anche quando tutto sarà finito in certi periodi dell'anno sarà opportuno o in certe situazioni continuare a metterle, ma con un'atmosfera e con un animo completamente diverso da quello in cui ora lo viviamo, come una sorta di ingabbiatura della nostra libertà. E magari apprezzeremo molto di più tante cose che prima per noi erano normali e che adesso ci mancano profondamente: viaggi, socialità, una cena con gli amici, che erano diventate quasi la routine, no? E adesso ci mancano un po', forse. I convegni, i congressi, stringere una mano. Stringere la mano alle persone è la cosa più triste, che non riesca a stringere una mano a nessuno ormai. Nel frattempo ci avviciniamo ad una Pasqua, ognuno a casa sua. Molto più contenute, senza pappatoie, senza colombe, senza uova. La pappatoia, mi dispiace tanto, all'interno di casa la pappatoia. Ma noi siamo a casa, pappatoiamo, no? Ci mancherebbe. Pappatoia libera e gratuita. Pure questo. Pappatoia libera e gratuita. Avremo tempo la prossima settimana di farci gli auguri di Pasqua, che è in arrivo. Per adesso da parte mia una buona serata a tutti e buon weekend. Allora, io saluto tutti quanti coloro che ci hanno seguito e ci hanno salutato, e che oggi stasera sono stato un po' distratto da questo punto di vista, però gli argomenti erano molto più importanti, quindi erano molto importanti e non mi sono soffermato a quelli che ci hanno dato la loro solidarietà attraverso i social, attraverso internet, attraverso le varie chat. Una buona notte a tutti, noi ci vediamo da 7 giorni. Ricordo che la replica sarà disponibile appena terminata
questa nostra, ecco Patrizia, Tiziana, Alessandro, Lara, tutti quanti che ci salutano, buonanotte anche a voi. E niente, tra 7 giorni la replica è disponibile, anche su YouTube sarà disponibile i nostri interventi. Alla settimana prossima.